qui per continuare il discorso fatto giovedì scorso in merito ai temi da approfondire, da allargare, ai temi relativi alla salute e ai concetti che coinvolgono la salute. Bene, parliamo sempre di vibrazioni, le vibrazioni della natura, perché tutto ciò che ci circonda, noi siamo immersi in un campo enorme di vibrazioni e di frequenze. Ovviamente la differenza di frequenza delle vibrazioni fa la differenza nel nostro stato di benessere e di salute. Bene, abbiamo detto, assieme con Osho, che la luce è un altro fattore fondamentale che riguarda il nostro benessere e che riguarda il benessere di tutto ciò che esiste nella Terra, le piante, gli animali, la luce del sole, cioè il sole è la fonte della vita nella Terra. Siamo nati nella luce, viviamo nella luce, maturiamo nella luce, siamo fatti di luce. Ogni cosa è fatta di luce, capite? Siamo esseri di luce. La scienza arriverà a questa comprensione attraverso un percorso molto lungo, anche perché la scienza purtroppo si limita a ciò che è percepibile, immediatamente toccabile. La luce è percepibile, almeno con gli occhi e anche con la pelle, col calore. La luce del sole è percepibile. Ciò nonostante non c'è una sufficiente consapevolezza di quale valore abbia la luce nei nostri processi biologici. Ecco, andiamo a una semplice constatazione. La luce. La luce, l'acqua, l'aria e il cibo. Questo è il tutto che ci coinvolge e che, opportunamente di qualità, determina anche la qualità del nostro vivere, la nostra salute. La luce è vibrazione e frequenza come tutto ciò che esiste. E noi siamo, la nostra vita è il risultato finale del processo energetico della luce. Perché anche la nostra vita, se noi fossimo al buio, non avremmo tutta la funzionalità che abbiamo di quando siamo alla luce. Quindi ingresso di luce, di acqua, di aria, di cibo e in uscita la vita. La qualità della luce, dell'acqua, dell'aria e del cibo determina la qualità della vita. La qualità degli elementi in entrata determina la qualità della vita in uscita. C'è un'aggiunta che sono gli scarti, cioè il nostro processo. Il processo biologico di trasformazione in energia della luce, dell'acqua, dell'aria e del cibo produce degli scarti che chiaramente devono essere eliminati quanto prima per non intasare, per non caricare di immondizie il nostro sistema vitale. Quindi è fondamentale che noi scarichiamo alla stessa maniera di quanto è fondamentale che noi assumiamo luce, acqua, aria e cibo. Il cibo che è trasformato in energia attraverso il processo fisiologico che elimina gli scarti, fonti di tossine e di acidità. Perché dobbiamo eliminare gli scarti quanto prima? Perché lo scarto è fonte di tossicità ed è responsabile
di, io dico, stavo dicendo di tutte, sì, della stragrande maggior parte delle patologie. Se noi abbiamo un intestino pulito e che il percorso del cibo nel nostro intestino, nel nostro corpo, è veloce, ebbene, tanto più è veloce, ovviamente nella naturalezza del processo, tanto meglio noi viviamo e assumiamo energia. Bene. Ecco, questo è importante, che il cibo, l'acqua e l'aria in ingresso siano di qualità. Quello che dicevamo adesso. Così dentro, così fuori. È un detto biblico anche, no? Così dentro, così fuori. Se noi dentro assumiamo veleni, fuori uscirà veleno. Quindi di alta qualità. Per questo abbiamo progettato 4 dispositivi proprio per il cibo, per l'acqua, per l'aria, che abbiano la possibilità di esprimere nel processo di trasformazione di questo cibo la massima potenzialità energetica vitale. Quindi con le frequenze vitali più elevate. Per quanto riguarda la luce, l'unica sorgente vitale è quella del sole, che riceviamo o direttamente quando ci esponiamo al sole. Il sole è solo benefico, ricordatevi, il sole non fa male, ovviamente, come tutte le cose, quando è in equilibrio, quando lo assorbiamo con gradualità per quello che è. E quindi l'unica sorgente è il sole, che riceviamo direttamente dai raggi solari o che assorbiamo dai vegetali. Tutta la natura, tutti i vegetali, l'ortofrutta, è tutta una somma di luce. I vegetali nascono, fioriscono, crescono, maturano attraverso la luce del sole. Nati e formati dalla luce, soprattutto quelli a foglia verde. Vedremo, ne abbiamo già parlato in altri contesti. Ecco, ma la foglia verde che assorbe il massimo della potenzialità della luce solare attraverso anche la fotosintesi, quindi attraverso la produzione di clorofilla, è il massimo dei massimi in quanto energia, vitalità. E sono 4, come vedete, l'estrattore di succo, da frutta e verdura, l'estrattore di olio dai semi oleosi. Purtroppo non c'è la consapevolezza delle straordinarie proprietà che ha l'olio dai semi, estratto a freddo e assunto di seguito, che è incredibile. Ne abbiamo fatto qualche incontro su questo tema, ne faremo altri, ma veramente ci sono degli oli che hanno tutto quello che il nostro corpo può richiedere per rimanere attivo. L'acqua, fondamentale, anzi, dovremmo metterla al primo posto, l'acqua. Siamo fatti di acqua. Siamo il 70-75% del nostro corpo in peso, ma le nostre cellule sono il 95% di acqua. Quindi, ed è attraverso l'acqua che questi miliardi e miliardi di cellule comunicano tra loro. E chiaramente la comunicazione è diversa se è bella, fluida, sonora, oppure come con una radio interrotta con rumori di fondo che non funziona. E la comunicazione intracellulare determina la qualità del processo fisiologico nostro. E poi l'aria. Anche nell'aria siamo riusciti a trasformare un'aria qualsiasi, o magari anche inquinata, in un'aria pura di montagna. Bene, andiamo oltre. Ecco, abbiamo parlato altre volte della clorofilla, degli estratti dalla foglia verde,
dal vegetale verde. Ricavato dalla verdura a foglia verde. Quindi tutto nasce, cresce e vive con il sole. Rappresenta la sua luce e la sua potenza vibratoria. La foglia verde, vegetale a foglia verde, ortofrutta, ortaggi a foglia verde, soprattutto l'erba di grano, ma anche il cavolo nero, ma anche gli spinaci, cioè tutte le verdure a foglia verde esprimono il massimo della potenzialità. Addirittura, molti l'hanno definito un bagno di sole ai nostri organi, un estratto di clorofilla, di verdure a foglia verde. Un bagno di sole per i nostri organi. Parliamo di cuore, di reni, di fegato, di tutto quello che siamo. Bene. E parliamo anche degli scarti alimentari e dei rifiuti generati nel processo di trasformazione di ciò che assumiamo e che viene trasformato in energia, perché tutto ciò che assumiamo dal sole, dall'acqua, dall'aria è funzionale alla produzione di energia che mantiene vivo, attivo, dinamico il nostro corpo. È di fondamentale importanza anche perché il nostro corpo possa utilizzare al meglio il potere antiossidante dei cibi assunti. Allora, se noi, è come in un motore, cioè in un motore, se i fumi dello scarico non uscissero, se questo prodotto di scarto del processo di combustione non venisse continuamente espulso, il motore si fermerebbe, si intagliarebbe e si bloccherebbe. Il nostro corpo funziona alla stessa maniera. Quindi questa trasformazione in energia nella macchina, dalla benzina al moto del motore, nei nostri corpi, dal cibi ad essere svegli, ad essere attivi, a essere pronti, ad avere il cervello brillante, ecco, funziona tanto più e tanto meglio quanto più funziona anche l'eliminazione degli scarti. E quindi il funzionamento è utile per il potere antiossidante. Un altro problema che abbiamo, problema diciamo, è la produzione di radicali liberi. Ne avrete sentito parlare. Ecco, se il funzionamento dell'assunzione e dello scarto funziona bene, anche quello del blocco o della eliminazione dei radicali liberi funziona bene. Quindi tutte le parti, diciamo, che potrebbero crearci un danno vengono bloccate. Proporzionalmente ai valori dell'ORP. L'ORP è un potenziale di ossidoriduzione e dell'H2 a idrogeno molecolare disciolto, parliamo dell'acqua, quindi proporzionalmente a questi due valori il potere antiossidante funziona perfettamente. Per i valori di ORAC, che invece esprimono per la frutta e la verdura la qualità energetica degli elementi che assumiamo, cibo e acqua, otterremo la più alta efficacia nutrizionale e funzionale per il nostro corpo. Quindi per l'acqua è il potere disossidante indicato con i valori di ORP e con i valori dell'idrogeno disciolto molecolare. Per i cibi è un valore ORAC, anche quello è un valore importantissimo che dà l'idea di che potere disossidante ancora e di blocco dei radicali liberi ha la verdura, la frutta che mangiamo. E andiamo a vedere un po'
cosa sono più nel dettaglio, che cosa indica questo ORP? ORP, potenziale diossido riduzione. Quindi abbiamo una scala, dal lato destro è il lato ossidazione, produzione di radicali liberi, attenzione, dall'altro lato abbiamo l'antiossidante, l'antiossidazione che libera dai radicali liberi e da tutte le, diciamo, frequenze negative all'interno del nostro corpo. Allora, andiamo per esempio con l'acqua. L'acqua di rubinetto filtrata con un apparecchio osmosi inversa ha, attenzione, il valore dell'ORP è indicato, è un valore negativo. Più alto è il valore negativo e più alto è il potere disossidante, antiossidante del cibo che stiamo assumendo. Quindi un valore negativo. I valori positivi indicano invece un potere ossidante, quindi produzione di radicali liberi. L'abbiamo spiegato. Quindi abbiamo un'acqua di rubinetto normale, normalmente nella media, chiaramente i valori possono variare anche di 50, di 100 millivolt. Espresso in millivolt è di più 400 millivolt. Se andiamo all'acqua di rubinetto normale, va da più 200 a più 400. Poi vedremo una misurazione che abbiamo fatto sul campo. L'acqua di bottiglia va da più 250, quindi vedete che siamo allineati, a più 400. Questi valori, ovviamente l'acqua è importante per il corpo, ecco, ma per quello che riguarda i valori, il potere disossidante, l'acqua normale è molto povera, è molto poco efficace. È una delle proprietà dell'acqua è proprio anche quella di disossidare, di bloccare i radicali liberi, di migliorare la comunicazione intracellulare. Se andiamo a due prodotti abbastanza comuni, che però il succo di carota biologica e il succo d'arancia, cominciamo ad essere nella zona, diciamo, benefica con meno 30 e meno 50 millivolt, ma ancora siamo molto molto poveri, ma certo che rispetto a più 400 millivolt dell'acqua di rubinetto normale in bottiglia, beh, c'è già una bella differenza, no? Bene, proseguiamo e andiamo a vedere l'acqua degli Yuzha. Yuzha era una popolazione asiatica che aveva la caratteristica di una vita longeva, vivevano per 100 e più anni, 100, tutti ultracentenari, e si è scoperto che uno dei motivi fondamentali era il tipo di acqua che loro bevevano. L'acqua degli Yuzha è famosa e ha un valore in ORP, quindi disossidante, che di pulizia, di meno 350 millivolt. Andiamo a un valore di un'acqua ionizzata. Ora, se voi andate a vedere i valori di tantissimi ionizzatori d'acqua, quelli migliori arrivano intorno ai 400 e 500 millivolt, meno negativi, meno, quindi un valore buono. Ma se andate a vedere, e lo vedremo fra un po', l'acqua erogata dal rubinetto attraverso Life Energy Water, il nostro ionizzatore d'acqua con il Gold Disc, attenzione, con il Gold Disc, i valori del potenziale antiossidante arrivano da 800 a 900 millivolt. Quindi siamo a valori stratosferici rispetto all'acqua normale. Ecco perché è importante un'acqua ionizzata.
un'acqua ionizzata la definisce il valore ORP e il valore, attenzione, il valore ORP che è collegato al valore pH. In questo caso questo valore è correlato con un pH di 10.5 di alcalinità. E più alta è l'alcalinità e più alto anche il valore. Quindi abbiamo veramente una macchina interiore che ci ripulisce continuamente dai radicali liberi e da altri effetti collaterali. E andiamo a vedere più nel dettaglio. Ecco, noi abbiamo misurato, come vedete qui, un rubinetto, l'acqua di rubinetto qui, nella nostra sede. L'acqua di rubinetto che abbiamo misurato è più, vedete che non c'è un segno meno davanti, è più 298 millivolt, quindi circa 300 millivolt. Come abbiamo visto prima, nella media andiamo da 200 a 400 millivolt, più positivi. Positivo è un termine negativo. Bene. Se invece andiamo a misurare la stessa acqua dello stesso rubinetto che è stata passata nello ionizzatore Life Energy Water, è meno 853, cioè ha un potere disossidante che non ha nessun altro alimento. Cioè, bevendo quest'acqua di cui siamo costituiti, di cui sono costituite le nostre cellule, le cellule stesse, che è il primo elemento, vengono ripulite. La loro comunicazione diventa splendida, sonora, bella. E quindi anche il nostro corpo, con tutte le altre funzionalità, migliora in tutti i sensi. Ecco, abbiamo zoomato quelle due foto perché possiate veramente vederle, e sono due foto reali che abbiamo fatto qui nella nostra sede. Quindi da più 300 a meno 850. Una volta l'abbiamo misurata anche 900, questi valori cambiano, ovviamente fluttuano un pochettino, ma addirittura con un cliente che ha voluto che la misurassimo, siamo arrivati a meno 900 millivolt. È un valore antiossidante stratosferico, buonissimo. Io prendo l'acqua tutte le mattine, ne bevo un litro e mezzo, due litri al giorno, quello che è, e questo è un lavaggio continuo di purificazione del mio corpo. La luce. Anche la luce ha dei valori che dobbiamo conoscere. Cerchiamo di farlo qui. Una stretta gamma di raggi solari, una gamma che va con una frequenza dai 6 a 10 micron, una lunghezza d'onda, scusate, dai 6 a 10 micron, che si chiama FIR, significa fare infrared ray, hanno una notevole azione antiossidante. Quindi non è solo, chiaramente è l'acqua che è come l'acqua degli USA, cioè di un torrente di alta montagna, straordinariamente vivo, l'acqua, e anche però i raggi solari. Una certa gamma di raggi solari ha la stessa potenzialità, hanno una forte azione antiossidante e benefica, perché questi raggi FIR vengono usati per guarire tutta una serie di patologie, soprattutto di movimento, che possiamo avere mal di schiena, mal di ginocchio, eccetera, e che vengono assunti anche nella notte mentre si dorme e così via. Quindi beneficiando del sole, della luce del sole. L'azione detox contribuisce all'espansione dei capillari. In questa maniera questi raggi aumentano la sezione, diciamo, dei capillari e quindi della circolazione sanguigna, la quale circolazione sanguigna trasporta ossigeno alle cellule e porta via le tossine dei rifiuti, che
attraverso il sistema linfatico vengono definitivamente eliminati. Capite qual è il processo? Perché la luce? Perché la foglia verde? Perché i semi oleosi? Perché? Per queste ragioni. Ed è tutto frutto dell'attività del sole. Guardate, questo è lo spettro solare del sole, l'abbiamo detto l'altra volta, noi vediamo una piccolissima parte, noi vediamo questa parte qui, ma la luce solare ha uno spettro enormemente esteso. Quindi, quando mi dicono che esiste solo ciò che è tangibile, mi viene da ridere, perché tutto questo è intangibile, non si vede, tutto questo è intangibile, alcuni sono positivi, altri negativi, intendiamoci, però esistono e hanno un effetto sulla nostra salute. Noi dobbiamo solo individuare quelli buoni che hanno un effetto positivo sulla nostra salute. E quindi sono questi. I far entrare raggi infrarossi vicini. La lunghezza d'onda è da 0,75 a 1,5. Poi i raggi infrarossi lontani, vedete, la gamma è estesissima, quindi, e noi comunque questi non li vediamo, assolutamente. Ecco, qui dà un'idea molto precisa che abbiamo ricavato dai nostri pannelli a raggi infrarossi della gamma dei raggi infrarossi del sole. Questa è la luce visibile, quindi vedete una fascettina molto limitata. E poi abbiamo la gamma degli infrarossi, che è molto estesa a sua volta, le microonde, onde radio, onde gamma, raggi X e raggi UV, gli ultravioletti. Ma lo spettro ottimale dei raggi infrarossi, quelli positivi, quelli che fanno bene, quelli che vengono erogati dai nostri pannelli a raggi infrarossi, e che si trovano nella luce solare che riscalda, infrarossi lunghi, vanno da una lunghezza d'onda di 6 a 10 microonde. Quindi anche qui 10, 15, 6, 8, non ha importanza. Quello è il range, il valore tipico. E qui andiamo veloci, i raggi infrarossi sono i vicini, i medi e i lontani. Vicini, medi e lontani. I vicini, che sono in nera, i raggi penetrano specialmente nella pelle rispetto ai raggi infrarossi in maniera più superficiale. Gli infrarossi medi penetrano un po' di più, quindi migliorano la circolazione sanguigna e la riduzione dell'infiammazione, perché sapete che l'infiammazione da come è ridotta? Da cosa è provocata? Da una cattiva circolazione, e quindi una buona circolazione tende ad abbassare l'effetto. Quindi recupero muscolare dopo l'esercizio fisico e gli infrarossi lontani, i FIR. Questi raggi penetrano più profondamente nella pelle rispetto agli altri raggi infrarossi. I benefici dei raggi infrarossi vicini sono la stimolazione del sistema immunitario, la riduzione dello stress e dell'ansia, la detossificazione del corpo, il miglioramento della circolazione sanguigna, la riduzione del dolore cronico e l'aumento del metabolismo. Il sole, questo è gratis, è il sole che ce lo dà, capite? Abbiamo un potere nel nostro corpo che è immenso, solo che non lo conosciamo, nessuno ce l'ha fatto conoscere e soprattutto quindi non lo utilizziamo. I raggi infrarossi in diverse applicazioni sono utilizzati per varie cose. Noi abbiamo questi pannelli, qui sono in una camera da letto, per il riscaldamento. Ma questi pannelli emettono questi raggi infrarossi e i cui benefici sono questi. Pensate che una nostra cliente parrucchiera aveva rotto il casco per asciugare i capelli e mi ha chiesto se potevo usare il pannello infrarossi. Dico, prova. Ha provato, telefonato dopo qualche giorno, mi dice, guarda che abbiamo una cliente che non voleva più alzarsi dalla poltrona. Dico, perché?
perché stava così bene con quel calore che gli dava il pannello che avrebbe voluto protrarre la seduta. Bene, e questo è un'immagine, questo l'ho fatto a casa mia, ho fatto la mia, come dire, cella particolare con tre pannelli di raggi infrarossi dove riscaldo il corpo a temperatura importante di sudorazione e poi lo raffreddo con l'acqua fredda immediatamente. Il processo si chiama lavaggio del sangue al vapore, vi garantisco che dà dei benefici straordinari. Potete leggere il libro di Lazzaretto, monaco cileno che ha inventato tutti questi, diciamo, terapie con il freddo soprattutto e con l'acqua, che poi sono state riportate in Italia con Egliano dal dottor Costacurta e che io ripeto le uso e mi trovo veramente con delle soluzioni fantastiche. Con che cosa? Semplicemente riscaldando il corpo e raffreddandolo per un momento per più volte. Io normalmente faccio 4-5 sedute di riscaldamento e di raffreddamento, ma casomai per chi è interessato possiamo mandare tutta la documentazione. E questo è una medicina per tutte le patologie, per una infinità di patologie. Perché? Perché ripulisce il sangue da tutte le tossine. E quando abbiamo un sangue pulito, fresco, che circola bene, perché anche qui l'aumento dei canali, diciamo, venosi e soprattutto dei capillari aumenta moltissimo la circolazione sanguigna e quindi ripulisce, dà energia. Pensate che attualmente, una volta era solo qualcuno, ma attualmente tutte le saune, soprattutto quelle che usano gli sportivi, sono fatte, riscaldate con raggi infrarossi. E arriviamo alla fine. Quindi non dobbiamo fare i salti mortali, non dobbiamo fare i miracoli, sono una conseguenza di certi comportamenti. E quindi bere al mattino, a digiuno, un bel bicchiere di acqua alcalina, ionizzata. Abbiamo dormito 6, 7, 8 ore senza bere, l'assunzione di acqua è fondamentale, tutto il nostro corpo funziona con l'acqua e quindi un bel bicchiere di acqua fresca. Poi durante il giorno 3-4 bicchieri di estratti da frutta e da verdura, stiamo sempre parlando del sole con la verdura e la frutta. Ok? Quindi anche lì è il sole che alimenta la nostra vita, respirare un'aria pura, abbiamo messo come gli Ayuante Pui, abbiamo detto l'acqua degli Uzza e l'aria degli Ayuante Pui. In Venezuela ci sono queste montagne piatte dove è stato sperimentato soprattutto dai russi, esiste un microclima che dicono è quello dell'origine della terra, quindi incontaminato. Il potenziale dell'acqua, i benefici di quest'acqua sono 400 volte superiori a quelli di qualsiasi acqua normale. Adesso i termini in dettaglio non li ho qui, ma posso fornirveli. È stato sperimentato, con l'elicottero sono andati, hanno preso quest'acqua sigillata, l'hanno riportata in laboratorio in Russia e hanno fatto tutte le misurazioni e hanno riscontrato questo, che la potenzialità, l'energia che c'è nell'acqua degli Ayuante Pui è 400 volte superiore a qualsiasi altra energia delle acque che ci sono qui nella terra. E come vedete, tutto questo è documentato, quindi siamo frequenza.
e dobbiamo alimentare questa frequenza vitale con energia vitale, non con energia morta. Ricordatevi che l'acqua, di osmosi inversa, è un'acqua morta, l'acqua in bottiglia è un'acqua morta, l'acqua di rubinetto è un'acqua morta. E allora mettere un elemento morto dentro un corpo vivo che ha bisogno di vitalità, beh, gliene dona o gliene sottrae energia. Bene, e quindi vedete che va alimentata con energia vitale. Allora non possiamo usare l'acqua di rubinetto, possiamo usarla, ma chiaramente gli effetti sono ben diversi. Quest'acqua che esce da questo dispositivo, attraverso queste frequenze del Gold Disc, frequenze vitali del Gold Disc, assume una forma, come ha fatto Masaru Emoto, ha ghiacciato praticamente una goccia di quest'acqua, il ghiaccio fa assumere una forma e in base alla coerenza, alla bellezza, all'informazione che ha questa forma, possiamo dedurre che qualità ha quest'acqua. Ecco, questa è la forma che è uscita da questo dispositivo. Oppure che mangi, stesso discorso per l'estrattore di ortofrutta e per l'estrattore d'olio. Questa è la forma. Non abbiamo messo le forme degli stessi prodotti che sono ricavati senza il Gold Disc, ma vi garantisco, nel nostro sito li potete trovare, sono completamente diversi. Vedete l'armonia? Cioè, cos'è che forma questa bellezza? La bellezza in genere, ma anche quella di un fiore, anche quella di un girasole, e la geometria, la bellezza e la geometria, è l'informazione. Questa informazione viene data alle cellule del nostro corpo, le quali a loro volta trasmettono ai 70.000 miliardi delle altre cellule in tempo reale la stessa energia, la stessa informazione, la stessa forma. E quindi ciò che bevi, ciò che mangi, non solo, ma ciò che respiri. Con questa apparecchiatura e attraverso una telecamera particolare che capta i colori, è stata fatta una foto in un ambiente, questo ambiente, e che è risultata tutta grigia, un colore grigio, grigio fumo di Londra. Come è stato acceso questo ionizzatore, vedete, questo è equivalente a questo, la stanza si è riempita di colori. E il colore determina, allo stesso modo che la forma, l'energia contenuta in quest'aria, perché l'aria viene, assume lo stesso processo, è contaminata, tra virgolette, da queste frequenze vitali ed è trasformata in da un'aria morta o addirittura velenosa a un'aria straordinaria. Come vedete, quelle forme. Anche qui, chi è che dà la forma a questa verdura? Guardate che forma, è straordinaria. È l'informazione che è venuta dall'universo. Come questa del girasole, no? Adesso abbiamo visto i girasoli, è una roba meravigliosa, che non è solo il colore, ma guardate la geometria, questa si chiama geometria sacra. Sacra. Ce ne sono tantissime geometrie sacre. Guardate questa di un'altra verdura. E guardate quella del nostro sistema solare, delle galassie. Somiglia, vero? Sono tutte spirali, sono tutte forme. Bene, questo che si chiama Gold Disc e che è inserito in questi quattro prodotti che vi abbiamo mostrato, genera una frequenza vitale, genera una informazione che viene data all'acqua, all'aria, al cibo, eccetera, corrispondente, compatibile, simile alle forme che l'universo dà alla natura e che possiamo constatare nei nostri campi. Bene. Spero di avervi dato qualche spunto positivo.
vi ringrazio per l'attenzione e ci vedremo più avanti per un'altra conferenza di approfondimento, soprattutto riguardo anche alle patologie, cioè pian pianino prendendo una o due patologie alla volta e vedendo come attraverso questi strumenti noi possiamo perlomeno limitarle, perlomeno risolverle parzialmente o totalmente, e quindi solo con i benefici della natura. Grazie e arrivederci al prossimo appuntamento.